A sinistra, eh. Sì, qui bisogna andare a destra. Bene, partenza dal rifugio Padova, sentiero 357 fino al cartello Cabin di Toro, dove si devi a destra, si va su per segnare qua fino al ghiaione che poi divide il campanile per tracce. Sarà là in mezzo. Tutto il ghiaione da risalire. Ecco qui il nostro campanile di fronte, un ghiaione che non finisce più per quello l'avvicinamento così lungo, e si scivola, sì, però si va piano piano per tracce, lo metti qualche bollino sbiadito, ma si va su fino all'attacco. Ecco, dietro cammino. Allora, verso. Sì. Sì. Adesso mi trovo sulla larga e comoda cengia finché non intravedo la Val Cimogliana, che sarà qui giù. Questo sarebbe il quarto tiro, ma non c'è nessuna sosta finché non incontro un canale cammino che sarà più avanti. Devo andare avanti, infatti vedo Ometti. Vediamo. Ah sì, comunque ci ritorno. Ti facciamo questo mini video dalla vetta. Suona, suona, ce la fai da suonare lì? Sì. Vai! Così siamo, che siamo arrivati. Aspettate, andare fino a lì. Abbiamo iniziato le calate dalla sosta nuova che c'è in cima, e abbiamo una corda da 60, ne abbiamo fatto una unica fino a quest'altro punto di calata. Sono a meno di 30 metri perché c'è ancora corda. Adesso scende lei e dopo ne facciamo un'altra fino al terrazzino, quello là.
E di là si va. Lì. Io volevo andare di là. Eh no. Questa secondo me è la calata più brutta. Perché bisogna calarsi lungo tutta la rampa, ma le corde ti buttano fuori. Allora devo dire che questa calata qua è lunga 40 metri. Noi abbiamo la corda da 60, facciamo la calata da 30 e poi ci sono questi 10 metri fino ad arrivare lì al terrazzino di facile disarrampicata, ma bisogna stare comunque attenti, eh. Eccoci, ho appena finito la penultima calata, adesso l'ultima si fa da questa sosta, sempre su due punti, e andiamo direttamente giù al sentiero o la traccia, quello che è, quello che poi abbiamo risalito fino alla cengia. Adesso sta scendendo lei. Vale, un'altra bella calata di quasi 30 metri, 25. Questa è la cengia di stamattina e dopo basta, riprendiamo la nostra traccia. Allora devo dire che il ghiaione è lungo sia a salire che a scendere. Eccolo là, è infinito anche in discesa. Cioè non è bello morbido di quelli che puoi venire giù veloci. Per fortuna laggiù c'è già la traccia e dopo torniamo nel bosco. E direi che quasi è la macchina. Quasi, quasi è la macchina.